Ho detto che l'osservatorio praticamente, oltre a fermare, a tenere alta l'attenzione, uno degli scopi principali dell'osservatorio è quello di controllare, anche perché noi abbiamo assistito il giorno dopo di questa nuova emergenza, chiamiamola così, abbiamo assistito a dichiarazioni solenni sui giornali, da parte di assessori regionali, provinciali, ognuno ha detto la sua. Allora noi abbiamo detto, ma non ci avevamo fatto caso, andiamo a vedere di cosa stanno parlando. E allora, giusto per mettere qualche puntino sulle i, anche perché noi un po' questa autorità, tra virgolette, ce la teniamo e la pretendiamo, perché comunque tutti i giorni andiamo in questi posti della vergogna, perché hanno i nostri numeri di telefono, perché ci chiamano e perché cerchiamo veramente di aiutarli, per dirla in un, con un detto nostro paesano, un dimpattami i maniche. E se andate a vedere che cosa hanno fatto in tutti questi anni tutte queste persone che hanno fatto questi grandi proclami, bene, vi do due numeri semplici semplici, ok? L'amministrazione precedente, 8 docce, 4 cassonetti per la spazzatura, purtroppo senza luce alla cartiera. Poi è stato necessario il ferimento di due ragazzi affinché sul piazzale della cartiera si mettessero due paretti, due fari. Rognetta, proprietà del comune oggi, fino a pochi giorni fa, niente di niente di niente, solo una fontana. È chiaro, poi credo il comune di San Ferdinando, anzi sicuramente il comune di San Ferdinando, pochi mesi fa ha messo 8 bagni chimici alla cartiera. È ovvio che se noi diciamo abbiamo messo i bagni chimici, chi ascolta pensa, vabbè, avranno rispettato le convenzioni internazionali sui livelli qualitativi minimi, ok? E si immagina, che dicono le convenzioni internazionali? Ok, un bagno ogni 20 persone, almeno 20 litri d'acqua al giorno, quindi uno che sente abbiamo messo i bagni chimici pensa 600 diviso 20 hanno messo 30 bagni chimici, no, ci sono 8 bagni chimici per 600 persone. Poi questi bagni chimici bisogna vedere anche ogni quanto tempo vanno, sono puliti, perché se noi andiamo una volta al mese 8 bagni chimici 600 persone, ci immaginiamo cosa succede. Ora ovviamente le cause per cui questo non è successo, è successo solo in questa misura, non sta a noi giudicarle, però ci sembra anche ipocrita, vergognosamente ipocrita, non dirlo. Cioè è inutile che ci prendiamo in giro, cioè noi vediamo quello che succede. Abbiamo partecipato ad una riunione tra un emissario della regione fatta ai primi di gennaio, dove l'emissario della regione, mandato dal presidente della regione, ha detto ok, se intanto noi non decidiamo il tipo di intervento, io ero là, io l'ho sentito, cioè mi dispiace ma l'ho sentito, il capo della protezione civile ha detto noi non decidiamo il tipo di intervento perché non ci compete, se il comune, i comuni ci dicono vogliamo la tendopoli, ci metto a disposizione la tendopoli e noi in 48 ore costruiamo la tendopoli, senza parlare di gestione. Noi eravamo contrari alla tendopoli perché era una cosa folle, assurda, irrealizzabile, l'ennesimo inverno stava passando, fa un freddo bestiale qua dentro, immaginiamo il freddo che fa fuori, immaginiamo alla Rognetta dove non hanno nemmeno il tetto, se fuori c'erano 0 gradi, dentro quelle capanne quanti gradi ci possono essere? Forse 1 grado. E allora pensare che a poche centinaia di metri dalle nostre calde e confortevoli case vi siano degli esseri umani che vivono in questo modo, credo che sia veramente impossibile. È per questo che noi abbiamo anche costituito l'osservatorio, cioè per cercare di fare pressione, per cercare di monitorare appunto la situazione. Che cosa è successo da quella riunione dei primi di gennaio? Dopo un mese e mezzo, abbiamo sentito sui giornali che sono state individuate delle aree. Dopo un mese e mezzo l'abbiamo sentito sui giornali, ora noi non sappiamo se il comune l'ha fatto il giorno dopo, però se dopo un mese e mezzo lo leggiamo sui giornali, evidentemente è passato un mese e mezzo per indicare queste aree.
un mese? Vabbè, comunque. Allora, fatto sta che ad oggi l'ennesimo inverno è passato e veramente poco, molto poco è cambiato. Io concludo, non come avrei voluto prima, e quindi faccio mia una esperienza di una persona che è in questa sala, una persona che è stata tantissimi anni in Argentina, che è stata tantissimi anni in Svizzera, e io gli ho sentito dire delle cose. Questa è una persona meravigliosa, non è di Rosarno, ma potrebbe essere tranquillamente anche di Rosarno, un'esperienza di questo tipo, e si chiama Tony Sorbara. Ci ha raccontato una volta un'esperienza della sua terribile esperienza di migrante, e mi è rimasta impresso un aspetto di quello che ha raccontato. Ero con un mio compagno di lavoro, ci ospitava un amico, credo jugoslavo o giù di lì, in una soffitta. La notte, per il freddo, ci abbracciavamo per il freddo. Peppino ha parlato di un illustre rosarnese poco fa, di tuo confini. Ce ne sono stati tanti illustri che hanno vissuto la tragedia della diaspora, la tragedia dell'allontanamento forzato da casa. Noi ne abbiamo avuto anche un altro. Probabilmente il più importante poeta calabrese contemporaneo, Franco Costabile, costretto ad emigrare perché in Calabria non era possibile fare poesia reale, andato a Roma, morto suicida. Pochi come lui hanno cantato la tragedia dell'emigrazione, le giacche vuote appese sui pollai d'Europa, il canto dei nuovi emigranti. Si è ammazzato perché non ha retto questa tragedia. Pochi mesi fa alla cartiera un ragazzo africano si è impiccato. Perché dico questo? Potrebbe pure sembrare che uno faccia un po' di, come dire, demagogia. No, è perché noi dobbiamo conoscere la nostra storia, e perché la memoria insieme alla verità rende gli uomini liberi, e perché un popolo senza memoria, e quindi un popolo che non conosce la verità, non è un popolo libero. E quindi l'appello che veramente faccio a ognuno di noi è quello di riflettere un pochino di più su che cosa significa essere migranti, e soprattutto capire che i migranti oggi nel nostro paese non sono né nemici degli italiani, non rubano il lavoro agli italiani come qualcuno ci vuole far credere, perché vogliono semplicemente spostare l'attenzione. Ci sono ben altri problemi in questo paese, ma è molto più facile parlare dei migranti e del problema dell'immigrazione. Comunque, la notte di Natale, io sono la persona meno indicata a parlare di religione, ma la notte di Natale alla parrocchia San Giovanni Battista Gesù Bambino era nero, e Don Varrado, Pino Varrado, nella sua bellissima omelia, tra le tante cose che ha detto, ne ha detto una: che Gesù ha assunto l'umanità, non ha assunto i bianchi, gli italiani o i gialli o gli europei o gli americani, no, ha assunto l'umanità. Grazie. Sorry, if there is any guy from Africa who wants to say something, would be really nice from you. Please, come on. Whatever.